Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Leggende Pokémon Arceus. Siamo alla resa dei conti, lo spazio e il tempo stanno perdendo il loro intreccio millenario. La prova di Azelph ci aspetta. L'ombra di un Pokémon, forse Giratina, in una replica degli eventi di Pokémon Platino, si affaccia dall'ultravarco. Direi di non perdere altro tempo. Voglio sapere tutto, voglio scoprire la verità. Quindi, senza ulteriori indugi, seguiamo Etelo, facciamoci accompagnare da Damon e portiamo fino in fondo questa storia. Allora, dove vuoi andare? Al Vermiglione. Base Brulla è più vicina, perché è in basso e andiamo su dritti. Beh. In realtà era uguale. Credo fosse davvero uguale. Super comodo, Breviary. Ok. Ancora. Ok. Perfezione. Sneasel. Sneasler. Non mi viene mai da dirlo. Anche perché sembra uno Sneasel grosso. Oh, Whiscash Alpha. Ok. Vuoi che ti parli del lago Valore? Si narra che si formò a causa di attività vulcaniche, in modo simile al lago Verità. Ma vi è un'altra teoria che sostiene che la sua conca ebbe origine, cosa? Da uno scontro fra Pokémon. A guardia del lago è stanziato Azelph. Si dice che quando prese il volo, negli uomini nacque la determinazione necessaria a portare a termine qualcosa. O almeno così dicono le leggende sui Pokémon. L'Arceus Phone sta reagendo a qualcosa. Apri. Cosa vedono i miei occhi? Fino a pochi istanti fa quella caverna non c'era. Coraggio, Saidonia. Prevedo che incontreremo un Pokémon a difesa del Pokémon del lago. Non abbassare la guardia, anche io lo prevedo. Molto perspicace, Damon. Chi sarà? L'evoluzione! Me l'ha spoilerata così. Allora, è sicuramente lui. È sicuramente lui il Pokémon dell'Indovinello. Un Quillfish dai grandi aculei. Come ti evolvi, fra? Dinanzi a te si para un Pokémon dall'aria minacciosa. In guardia, Saidonia. Mio nonno mi ha parlato di questo Pokémon. I suoi aculei sono velenosi. Tuo nonno ti ha detto come si evolve, per caso? Come si chiama? Ma ragazzi, devo osservarne il corpo per capire... per capire di più. Quill. Quindi si chiama Quillfosh, davvero? Quillfush. Quillwush. Come si chiama? Overquill. Come overkill? Ha un corno in mezzo alla faccia. Gli aculei sono devastantemente grandi. E... morirò di recoil. No, non è vero.
Ursaluna è sempre la risposta, ragazzi, in questo gioco. Overkill. No. Ok, sì, è sempre la risposta. Speriamo che venga fuori nell'overworld alla fine della storia. Speriamo che venga fuori nell'overworld. Bel colpo, Saidonia. Si avverte una presenza misteriosa. Overkill. Non ho idea di come evolverlo. Mostrami la tua volontà incrollabile. Colpiscimi con delle sfere zen. Ok. Quindi è una boss fight action. E quelle sfere zen da dove sono saltate fuori? È un modo per dirci di lanciarle ad Azelf? Sì. Ok. Ok, è un enigma. Dove si trova? Forse non mi deve vedere? No, ok. Senti una voce che ti rimbomba nella testa. Allora, hai forse intenzione di lasciar perdere? Continua, certo. Ho capito. Non ce la posso fare mai. È semplicemente una prova di volontà. Senti una voce che ti rimbomba nella testa. Faresti meglio a lasciar perdere? O preferisci continuare nonostante tutto? Continua. La prova è continua a lanciare sfere zen ad Azelf fino alla fine. Ora appare qui. Ora appare qua. Arrenditi, non puoi farcela. Hai davvero intenzione di continuare? Sì. Si è fatto prendere. Ti conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Coda? Martigli, piuma. Zanna. Attesta il superamento della prova di Azelf, la divinità della volontà che dimora nel lago Valore. Indispensabile per forgiare la catena rossa. Con questo li abbiamo visitati tutti. Niente. Usciamo. Abbiamo portato a termine le prove dei laghi. Stando a quanto dettoci dalla signora Noesis, ora dovremmo dirigerci verso le rovine brumose. Non mi è dato sapere cosa ci aspetta, ma il semplice fatto di esplorare delle rovine mi riempie di entusiasmo. Su via, in marcia! Ci vado io? Oh, ok. Eccoci. Il lastrone, ma l'avevo già visto io. Le rovine brumose. Da tempi immemorabili, nei racconti, la nebbia nasconde i confini, li rende più vaghi, più incerti. Se il nostro compito è far sì che il mondo degli umani si intrecci con quello dei Pokémon e con quello delle leggende, allora questo è certamente il luogo ideale. E poi, se ci pensate,
I giganti sconfitti sono presenti come potere all'interno delle lastre. Poi questo potere viene ereditato dai Pokémon regali, le cui grandezze sono stupefacenti. Quindi, in qualche modo, il potere dei giganti confluisce in regali che divengono essi stessi dei giganti poi da sconfiggere. Chiaramente la prima volta che vengono sconfitti è durante la collera, quindi adesso e ai tempi dell'antico eroe, ammesso che li abbia sconfitti e non solo addolciti, ammansiti. Benché non tutte le lastre provengano da giganti, nel mondo vero, nel nostro mondo, i sacri hanno delle lastre a loro attribuite, però non sono giganti, non hanno dimensioni fuori dal comune. Ciò detto, mi sfugge cosa dovremmo fare concretamente. Ah, sì, anche a me. Eccomi qui. Sembra quasi che tu sapessi quando farti viva. Sarà merito della saggezza data dai tuoi anni, che probabilmente sono 900? Beh, se vi interessa saperlo, ho ricevuto l'aiuto di un Pokémon davvero speciale. Ah, sì? Ah sì, beh, tornando a noi, come facciamo a creare questa catena rossa? Non ne ho memoria né idea. Si tratta di uno strumento straordinario in grado di tenere insieme il mondo. Dubito che possa essere forgiata da esseri umani come noi. Cyrus ce la farà ma con dei macchinari, quindi sì, però è anche vero che se i guardiani ci hanno dato zanne, piume e artigli, c'è un modo per generare questo strumento. Ma allora che facciamo? Non c'è tempo da perdere qui. Chi è il Pokémon speciale che ti ha aiutato però? Non l'abbiamo mai visto. A meno che non sia Abra, ma... Ok. Oh, i tre Pokémon dei laghi. Ci pensano loro. Guardatela. Guardate in cielo. Direi che è proprio lei. Il cielo è la perdita della forza della precedente catena. Il patto suggellato dalla mia famiglia, tramandato di generazione in generazione, è stato ora adempiuto. Quindi creare una nuova catena quando ne sarebbe arrivato il bisogno? È questo il compito? Mi sento leggera, come se mi fossi appena liberata di un peso che gravava sulle mie spalle. Cioè, per generazioni questa famiglia ha aspettato l'eroe del futuro. Saidonia, i miei complimenti. Un'altra impresa è riuscita brillantemente. Ma ahimè, sembra che le cose stiano comunque volgendo al peggio. In che senso? I miei colleghi della ditta Jingo mi hanno riferito una notizia. Pare che il capo del Team Galassia si sia stancato di attendere l'esito delle ricerche e abbia deciso di salire sul Monte Corona. Cyrus all over again? Ma gli ha dato di volta il cervello? Che pensa di fare una volta salito in cima al monte? Non può fare nulla per quello squarcio. Presumo che non sia a conoscenza del fatto che Saidonia ha ormai ricevuto la catena rossa e ci sta, stiamo facendo tutto in gran segreto. Giusto. Sono sicuro che Soruan tornerà a ragionare se gli facciamo sapere che ora abbiamo la catena rossa. Non credo proprio. Soruan, ora più che mai, sarà lì in cima al monte a dire vaffanculo ai Pokémon. Devono morire tutti. Sarebbe estremamente in character. Saidonia? Bentornato. Durante la tua assenza, i membri della squadra di ricerca erano tutti ammutoliti. Pensa che la caposquadra Selina ha pure smesso di divorare tutti quei moci di patate. Attendi qui, per favore. Vado ad avvisarla del tuo ritorno. Saidonia.
Professore, era davvero in pensiero per Saidonia, eh? Ovvio che lo ero, ma non ho raggiunto di certo i tuoi livelli, mia cara Luce. Non so di cosa stia parlando. Un adulto non dovrebbe mentire per nascondere il proprio imbarazzo. Cambiando discorso, dov'è la caposquadra? Non è venuta con lei, professore? Ah, giusto. Ultimamente è sommersa di lavoro. Da quando il direttore Soruan è partito, lei non trova un attimo di respiro. Mi ha riferito che ci attende nell'ufficio della squadra di ricerca. E il direttore? So già dov'è, ma... Il direttore si è già diretto al Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Sembra che abbia intenzione di esaminare lo squarcio spazio-temporale di persona e indagare sul Pokémon avvistato al di là di esso. Esatto. È per questo che il mio Pikachu ed io facevamo la guardia all'ingresso. Ad ogni modo, andiamo in ufficio. Dobbiamo discutere sul da farsi. Al solito mi chiedo se il Pokémon oltre lo squarcio sia A. Arceus, ma non credo, B. Giratina, probabile, e se la B è giusta, C. Giratina è dietro questo scompenso spazio-temporale, oppure D. non lo è ed è semplicemente effetto, esattamente come per le azioni di Cyrus. Giratina in platino non è che crei lo scompenso spazio-temporale, esce fuori per uno scompenso spazio-temporale generato da altri, e quindi al solito è qui chi l'ha generato. Ammirevole, ti avevo ordinato di sopravvivere e così hai fatto, però capite bene che quindi la famiglia di Noesis speciale sapeva che questo sarebbe successo, sapeva che un giorno la Rosso Catena avrebbe smesso di vincolare con forza tempo e spazio e allora lei avrebbe dovuto guidare la sua famiglia, intendo, un eroe che viene da un altro tempo per risolvere la crisi. Ammirevole, ti avevo ordinato di sopravvivere e così hai fatto. No, ed è tutto merito suo, non di Damon. Non capisco a cosa tu ti stia riferendo. Abra ha agito di sua iniziativa e con mia grande disapprovazione. Quindi ok, credo abbia ricevuto semplicemente l'aiuto di Abra a Noesis. Tornando a noi, ho il dovere di chiedertelo. Se sei di ritorno al villaggio, presumo che tu sia entrato in possesso di informazioni utili. Ho la catena rossa. Spiegati meglio. Uno strumento leggendario che si ritiene possa tenere insieme il mondo. Il direttore Soruan non è al villaggio al momento. Alcuni membri della squadra di vigilanza hanno riferito di aver avvistato qualcosa al di là dello squarcio spazio-temporale. Una sagoma riconducibile a un Pokémon. Il direttore è partito alla volta del Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Una volta lì, raggiungeranno il tempio sulla cima, pronti a fronteggiare possibili minacce. Il direttore è senza dubbio un uomo forte e capace, ma dovrebbe comunque chiedere aiuto a Saidonia. Ora più che mai. In qualità di caposquadra, ho un nuovo ordine. Saidonia, ti reintegro nella squadra di ricerca. Ti ordino di raggiungere il Monte Corona e usare la catena rossa per porre fine a questa calamità. Ci siamo, signori. Ci siamo. Caposquadra, ne è sicura? In assenza del direttore, forse sarebbe meglio... È stata una sua decisione quella di partire e lasciare a me le sue veci. Mi unisco alla spedizione. Dopotutto è nostro preciso dovere in quanto squadra di ricerca, am I wrong? Non mi oppongo. Questina? Credo siano... Oddio, sono disponibili davvero. Cosa c'è, Lucario? Marisio! Io sono Albisio. E tu sei? Oh, sei Saidonia, piacere. Lucario. Sembra che anche Lucario abbia avvertito l'aura molto forte che emani. Se vuoi lottare con noi, vieni all'area allenamento. Non adesso, ma lo faremo. Will do. In no time.
Ma quindi lo studio è vuoto, scusatemi, mi è venuta questa idea in mente, questo flash. Lo studio di Soruannino è vuoto? Sì. Oh! Aveva una moglie, ma non ce ne ha mai parlato. Quindi non credo l'abbia più. Non ha un luogo in cui tornare. Non ha una città natia in cui tornare. Credo che Soruan abbia un passato davvero fatto di dolore. Albisio sembra molto una missione endgame stronzissima, ma non adesso. Sapete che ho interrotto tante volte il progress di gioco, ma non adesso. Sarebbe estremamente out of roleplay. Eccoti, Saidonia. Perula è partita per il Monte Corona. Tu hai notizie del direttore? È al Monte Corona. Cosa? Soruan è già salito sul monte? L'aria così seria e composta, ma sotto sotto è una testa calda. Capisco che non voglia perdere tempo, però... E va bene, è deciso. Lo raggiungerò. Saidonia, lascia che ti preceda. Se ti vedesse comparire all'improvviso, Soruan potrebbe reagire male. Forza! Chi ha tempo non aspetti tempo. Ci vediamo lassù. Quanto clamore. La bimba di Magikarp? Sei stato cacciato dal villaggio eppure continui a darti da fare per noi. Meyes. Esatto. Saidonia si è procurato la catena rossa per il bene del villaggio, no, del mondo intero, dell'universo intero. Concordo, concordo. La squadra di ricerca si è sempre prodigata per il bene del villaggio e per migliorare i nostri rapporti con i Pokémon. Grazie tante, tieni, è per te. Hai ottenuto del Revitalizzo. Ho tre ordini per te. Ordine numero 1. Va alla base della vetta e da lì dirigiti al tempio di Sinnoh. Ordine numero 2. Usa la catena rossa e poni fine a questa calamità. Ordine numero 3. Torna dalla missione sano e salvo. Avrei detto porta Soruan sano e salvo, ma mi piace anche così. Ho sentito le buone nuove. Sei stato riammesso nel Team Galassia, è così? Ti porgo le mie congratulazioni. Tieni, ecco alcune pozioni max per celebrare. Il gioco mi sta regalando revitalizzanti e pozioni max. Secondo voi quanto da 1 a 10 stiamo per trovare il boss finale? È giunto il grande momento, vedrai. Si risolverà tutto. In fondo hai sudato 7 camicie per guadagnarti la catena rossa. Damon e Perula sono diretti verso la vetta. Anche io. Pregherò per il tuo successo, mio caro Saidonia. Come ben sai, detesterei perdere un cliente affezionato. Stavo meditando se recarmi anch'io nei pressi del tempio. E vieni. Potrei fare della base della vetta il mio centro operativo. Forse lui ci darà le quest endgame? Tipo, ho fatto ricerche, c'è un altro leggendario. Sembra che la faccenda si sia fatta seria. Ma non temere. Il grande Melio è con te. Godrai del tifo migliore che si possa desiderare. Il grande l'ho aggiunto io, ma ci stava. Ok. Chissà se sentirò la musica del Monte Corona.
Sta cambiando di nuovo. Non credo purtroppo di poter vedere fiammelle e dovrebbero essere ancora 106. Oh, la catena. Giusto. Catena mitica che pare essere collegata al Pokémon leggendario che ha creato la regione di Hisui e il mondo intero. 106. Ok, no, qui ci sono già stato. Purtroppo qui non mi ero segnato. Oh, un'altra quest, non la faremo adesso. Dicevo, qui non mi ero segnato i ricerchini falliti. Ma direi che qui mi sta segnalando. Oh, di nuovo l'alone verde. Quindi non era una mia impressione. L'acqua si era fatta verde, il cielo ha gli aloni verdi e anche la terra. C'è una nebbia verde proprio. Questa è la porta di roccia. Ho ordine di non far passare nessuno. Però, a essere sinceri, mi chiedo se abbia ancora senso. Magari vedi di capirlo tu. C'è qualcosa qui su? No. Comunque quella punta era la testa di Arceus. Entriamo. Credo sia un dungeon simile alla grotta labirinto, ma molto più complesso. No. Invece no. Questa è la musica del Monte Corona. Oh. Ma è Rampei. Forse è lì l'ultima poesia. Toh, chi si rivede? Vedo che ancora non hai tirato le cuoia. Mi spiace, ma ho dovuto chiudere i battenti per il momento. Purtroppo ora i moci di patate li posso preparare solo nei miei sogni. Quel Soruan se n'è andato, affidando la gestione delle provviste a un povero vecchio come me. Dico io, ma si rende conto di quanti anni ho? Bah. Ma che cazzo? Ma che cosa? Ma cosa stai dicendo? Visto che oramai ci sono, mi toccherà toglierti di mezzo. Ma che stai dicendo? Sono il braccio destro di Soruan. E se gli ordini sono di sbarazzarsi di chiunque non sta in riga, io eseguo. E poi, alla mia età voglio stare tranquillo. È ora di finirla con tutti questi guai. Voglio vivere in pace e tranquillità su questa terra una buona volta. E sai cos'è questa, no? Una palla orba. Ora ti faccio vedere come si usa. Se ripenso a quando ho sentito che eri riuscito a placare tutti quei Pokémon in collera, il sangue ha iniziato a ribollirmi nelle vene e il cuore a battere come un tamburo di guerra! Finalmente, dopo anni, ecco qualcuno contro cui rispolverare le mie tecniche ninja arrugginite. Si muoveva così goffo e lento. Miss Ra. Yumisado. Combo battiterra, scontro frontale potente, devastante. Rotto, non serve neanche. Doppio battiterra, umiliato. Per ora tocca a lui. Bene, fammelo registrare nel Pokédex, bravo. Così magari capisco dove sta.
Stab. Infatti, immaginavo. Va bene. Tocca a me. Calm Mind Cleaver. Let's go. E zuffa. Ah no, però è poco efficace perché lui è anche veleno, giusto? Non solo lotta. Devo fare affidamento di più sulla memoria. Oh fuck. No. Cleaver non va bene. Zoroark. Per quanto sia assurdo mettere uno Zoroark davanti a uno Sneasel in questo gioco, va bene. Livore? Livore normale. Speriamo di assiderare. E cosa mi fai? Artigli fatali. Cosa fa? Avvelena? No, addormenta. Ho anche l'attacco speciale diminuito. Ce l'ho fatta comunque. Però perderò Zoroark. Peccato. Qui soffro proprio l'errore di aver mandato Cleaver. Ho pensato tanto e lotta e basta. Gli faccio zuffa dopo Calm Mind, ma è anche veleno. Neanche i Pokémon dei templi. Ma è Gallade. È un lavoro per Bravery in teoria. Però vorrei provare a resistere. Non voglio switchare. Ha spadato. Mi tiro sulla difesa e cerco di eludere. Non ci riesco. L'avrebbe preso in switch in Bravery. Almeno adesso entro pulito e l'ho sciotto. Qui dobbiamo andare di potente. Secondo me lo sciottiamo. Abbiamo un grande attacco speciale. E andiamo di nuovo. Non riesco a fartene due, eh. E allora rifacciamolo. Scopriamo se ci sono i roll. No, non sembrerebbe. Finita. Bene. Fine della lotta. Mi sa che oramai le mie tecniche ninja sono un rimasuglio di un passato morto e sepolto. Povero Zoroark, lo faccio sempre morire. C'era da aspettarselo. Sei un autentico talento. Solo un ninja folle può accanirsi contro un avversario che sa di non poter battere. Nonostante tutto, devo ammettere che ti apprezzo, a modo mio. Almeno per l'abilità con cui lotti al fianco dei Pokémon. Stammi bene a sentire, Saidonia. Non hanno cambiato idea. I Pokémon sono esseri terrificanti. Io e Soruan abbiamo visto la nostra terra natia rasa al suolo dalla furia distruttiva dei Pokémon. Abbiamo perso molte persone care. Soruan la moglie. Per questo, il sogno di Soruan è fare di Isui un luogo idilliaco in cui vivere sereni. E per realizzarlo è pronto a tutto, anche a ricorrere a mezzi estremi. Se da quello squarcio nel cielo venisse fuori un Pokémon, Soruan si getterebbe nella lotta senza pensarci un attimo. Offrigli la tua forza. Salvalo. Se riuscirai in questo,
potrai rimpinzarti di deliziosi moci di patate a vita. No. Non ci sono poesie qui. Devo averle perse dietro. Azel, Regigigas, Manafe, Cleavor. Ok, è Cleavor senz'altro quello. Adesso qui alle asce visibili. Archeus. Poi abbiamo detto Avalug, Dialga, Wyrdir, Basculigion, Darkrai, Dialga, di nuovo, Lilligant. Darkrai e Cresselia e Manaphy sono presenti come Pokémon regali o nobili, e quindi credo che il Pokémon della cavità marina sia Manaphy. Però non sono stati coinvolti nella trama principale. Ora, ti prego, dimmi che sei da qualche parte. Innanzitutto, costa oltremare. Qui il Fosh. No, habitat sconosciuto. Porca miseria. Overquill. Ma per me sarà sempre qui il Fosh. Ci siamo, ragazzi. Non credo ci sia un dungeon a questo punto. C'era solo la lotta contro di lui. Infatti. C'è qualcosa. Poesia? E dai, ti prego. Niente. Chi sono quei Pokémon? Oh, Cleavor e Wyrdir. Hai con te la catena rossa? Sei l'unico che può scongiurare il peggio lassù sulla vetta, Saidonia. L'ombra avvistata al di là dello squarcio si tratta probabilmente del sommo sinno. Al momento se ne sta occupando Sorwan, ma... Allora, è Arceus? No, secondo me no. Secondo me è Giratina. È troppo simile a Platino. Ma, signori, l'episodio si conclude qui. Grazie mille per essere stati con me. Nel prossimo episodio, probabilmente, avremo il finale di Leggende Pokémon Arceus. E direi anche la poesia, l'ultima poesia, perché Ursaluna ha sentito puzza di lore e non credo proprio che qui ci sia un ciottolo da droppare. Live your own legend. Al finale, alla prossima.